Massimo Agostini, la città di Fano si può definire un'opera d'arte a cielo aperto, ma anche sotterranea, perché nel sottosuolo si nascondono tanti tesori. Sì, direi di sì, perché Fano ha intanto fin dall'origine una storia veramente misteriosa, affascinante e soprattutto una storia sacra. Pensare solo al fatto che è una città che era dedicata alla dea Fortuna, quindi a una dea legata al femminino sacro. E già ti dà l'idea che appunto fin dall'origine questo territorio e questo terreno aveva un qualcosa di magico e di sacro. Di recente è stata inaugurata Piazza Marcolini, ma nei suoi sotterranei esiste una vera e propria ricchezza. Di che cosa si tratta? Fano nel suo sottosuolo è ricca di cunicoli che partono dall'età romana per arrivare all'età medievale e poi per arrivare fino al 600. Anche Palazzo Marcolini, recentemente, non molti anni fa, penso circa una ventina d'anni fa, che era destinata ad essere una scuola, che era la scuola d'arte di Fano, nel fare dei lavori nel sotterraneo il preside scoprì un particolare cunicolo, un ipogeo che immediatamente lui si rese conto che era un po' strano perché aveva una forma ottagonale, praticamente non aveva nessuna utilità perché era delle gallerie che ripercorrevano nel sottosuolo una sorta di ottagono per ritornare al punto di origine. Ma la cosa più caratteristica è che nelle volte a vela di queste gallerie ottagonali c'erano degli affreschi che avevano tanti simboli di carattere spirituale e soprattutto con simboli di carattere esoterico. In alcune vele c'era il sole contrapposto alla luna. Ma quello che ha colpito soprattutto è il fatto di ritrovare, oltre a alcuni animali simbolici, la presenza di due cavalieri, due mori seduti che erano in sella ad un cammello. È un simbolo tipico, per esempio, dei Templari. Tenuto conto poi che i Marcolini erano stati balivi, priori balivi, dei cavalieri di Santo Stefano Papa e Martire, che era un ordine cavalleresco fondato a metà del 1500 da Cosimo di Medici per combattere i turchi. Allora, quindi questo sotterraneo di Palazzo Marcolini in effetti è uno scrigno di mistero che dovrebbe in qualche modo essere oggetto di esplorazioni, di ricerca e soprattutto di mantenere e restaurare questi piccoli segni simbolici che questa famiglia ha voluto lasciare ai posteri. Ecco, anche perché rimanendo chiuso questo ipogeo rischia il degrado e quindi gli affreschi di andare in malora. Infatti io ebbi la fortuna di visitarlo all'origine, poi ritornai con la famiglia Sinclair, la famiglia discendente nell'ambito normanna scozzese legata a questa dimensione, e trovai già un po' di degrado, perché poi in realtà stando sottoterra l'umidità alcuni affreschi andranno, forse già sono andati anche persi dall'epoca. E ora che cosa chiede all'amministrazione comunale o agli organi competenti? Ma io capisco che sono realtà difficili da poter gestire, e soprattutto in termini di risanamento, perché Fano oltretutto appunto è molto ricca di queste realtà simboliche, però quantomeno mettere insieme anche una serie di associazioni può essere magari la strada per portare le amministrazioni che sono responsabili dell'edificio ad avere la possibilità di mettere mano e quindi restaurare, quindi creare una sorta di consorzio di persone interessate per poter arrivare a definire la cosa.